Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò un piccolo tutorial in cui vi farò vedere elaborazione a legaccio. Elaborazione a legaccio, la sua particolarità consiste che, come vedete, da entrambi le parti, sia da un lato che dall'altro, si presenta uguale. Vedete? Elaborazione a legaccio può essere fatta a diritto, a rovescio. Io lo farò vedere a diritto. Possiamo iniziare. Il campioncino lo lascio qui, così abbiamo un punto di riferimento per vedere che disegno avremo con elaborazione a legaccio. Ok, possiamo iniziare. Prendiamo un pezzo di filo che ci serve per avvio delle maglie. Per avviare le maglie scegliete una delle tecniche che preferite. Se volete potete vederli qui sotto nel link. Io uso quella nordica. Io farò tutto a diritto. La prima cosa da fare è spostare il filo davanti, dall'altra parte, così, mantenendolo con l'indice. La prima maglia di divanio non si elabora, io la faccio passare, e dalla seconda parto con la tecnica di elaborazione della maglia per il diritto, che ho già fatto vedere nel video precedente. Se avete bisogno, allego il link. Comunque, questo qua, così. Vedete? E così tutta la fila, tutta per il diritto. Andiamo con la seconda riga, vedete? Facciamo il primo, non la elaboro, la faccio passare, butto filo da altra parte perché dovrò continuare con l'elaborazione per il diritto. Guardate, stessa cosa di prima, tutto per il diritto. E questa è la tecnica di legaccio. Si sceglie una delle tecniche che si preferisce, o a diritto o a rovescio, e tutte si fanno in quel modo lì, dalla prima fino all'ultima, e avremo l'effetto come nel campioncino che ho fatto qui. Vedete? Entrambi i lati uguali. Adesso fino in fondo faccio tutto, guardate, per il diritto. Ecco qui. Se mi avete seguito e avete fatto insieme con me le prime due file, praticamente state già facendo elaborazione a legaccio. Ora vi faccio vedere anche la terza fila. Vedete, la stessa cosa sempre. Tutta per il diritto. Ecco, vedete? E così potete fare tutte le file che vi servono per realizzare anche una sciarpa. Con una semplice lavorazione a diritto potete già creare una bella sciarpa.